Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Parliamo ancora una volta di Sanremo, parliamo della seconda serata, vediamo un po' quello che è la classifica, quella che è la classifica della giuria demoscopica che ha fatto questa scelta. Mi trovo molto d'accordo con quello che ha deciso la giuria demoscopica. Tranne in piccole parti, infatti la mia è questa. Infatti la seconda serata mi è sembrata davvero molto molto bella, cioè gli artisti sono stati davvero molto bravi, fatta qualche eccezione. Infatti Gabbani, io ho messo Tosca al primo posto perché la canzone di Tosca mi ha ricordato un po' Mia Martini, non so a voi, però è stata veramente intensa, bella, mi è piaciuto un sacco. Gabbani ha dimostrato di essere un grandissimo artista, come sempre, è anche un bravissimo showman. La sua performance è stata bella anche nella sua espressività. Piero Pelù, ok, sappiamo, animale da palcoscenico, la sua grinta e la sua particolarità anche nella voce rimangono intatte negli anni, quindi va benissimo. Poi abbiamo, mi è piaciuta Giordana, che ho rivalutato. Giordana è brava, però secondo me ha cantato davvero bene. Mi è piaciuta la sua canzone. I ragazzi Pinguini Tattici Nucleari sono stati simpaticissimi e hanno portato una bella ventata di freschezza, quindi li ho messi in alto, ma davvero mi è piaciuto un sacco questa seconda serata. Zarrillo, straordinario, Levante anche, sono stati tutti bravi. Iannacci ha portato un testo dedicato, credo, alla figlia, molto bello, profondo, mi è piaciuto, lui è molto bravo, Paolo. Nigiotti anche, anche se il ritornello mi ricorda un'altra canzone, però comunque mi è piaciuta la canzone di Nigiotti, molto radiofonica, poi lui ha una bellissima voce, sappiamo benissimo che è un bravo cantante. E infine abbiamo, vabbè, Elettra Lamborghini, che sinceramente mi ha deluso, non per quanto riguarda il canto, perché ovviamente non è una cantante lei, ma per quanto riguarda la sua performance proprio, perché era molto contratta, molto, sembrava una ragazzina che andava lì allo sbaraglio, mentre mi sarei aspettato uno spettacolo più chi se ne frega, sto qua, canto, mi diverto e faccio divertire gli altri. Anche se non canto perfettamente, ma sì, sono Elettra Lamborghini, mica sono Mina, ok? Invece è stata un po' rigida, sì, ha sculettato un po' alla fine, ma non mi ha convinto molto. E poi ci sono Rancore, Junior Kelly, che sinceramente li ho trovati un po' così e così. Mi aspettavo di più, soprattutto da Junior Kelly, che non ha indossato la maschera, e la sua canzone, insomma, non mi ha dato moltissimo, ecco, questo mi è sembrata un po' vuota di contenuti. Poi magari l'ascolteremo e la riascolteremo e apprezzeremo anche queste ultime che abbiamo detto, ma questa è un po' la mia classifica. Fatemi sapere qual è la vostra, su che cosa siete d'accordo, su che cos'altro no, e scrivetelo nei commenti in modo da confrontarci insieme. Ciao ciao, a domani!